Ciao scienziati. Ciao scienziate. Io sono Molly. Io sono Perfettina. Io sono Luisa. Con Giorgio Vincitore. Andrea Ricci. Marina. E questa è Scienza Divertente. La stessa cosa, legate il filo anche all'altro palloncino. Voi non vi avvicinate, eh? Allora, è giusta la C, indica appunto quanto la pellicola è sensibile alla luce. Quindi più alto è il numero, più la pellicola è sensibile, quindi più sono grandi i famosi granuli di alogenuro di argento. Ok, ma se non sbaglio, anche se si fa una foto con le macchinette digitali, si parla di ISO a volte. Allora, si parla di ISO anche nelle macchinette digitali, perché diciamo che gli ISO, oppure ASA, come venivano chiamati un tempo, sono uno standard ormai nella fotografia. Ok. Quindi non potevano cambiare la dicitura ISO, anche perché tempo, diaframma e ISO sono i tre fattori che delimitano una fotografia fondamentalmente, quindi diciamo che ISO è rimasto nello standard generale della fotografia. In digitale, a differenza della pellicola, quando cambio gli ISO sulla mia macchina digitale non cambio fisicamente il sensore, no? Perché un conto è cambiare una pellicola, cioè se io ho una pellicola a 200 ISO dentro la macchinetta fotografica scatto a 200 ISO. Okay, poi ci sono esperimenti che dicono magari scatto a 400 e sviluppo a 400, però diciamo che è un discorso un po' più avanzato, no? Però in digitale non è che cambio fisicamente il sensore che sta dentro la macchina fotografica, ma è un'intensificazione elettrica. Okay, quindi se io aumento l'ISO, che succede? Se io aumento l'ISO, aumento il segnale elettrico che arriva sul sensore, che viene poi convertito in immagine dal processore della macchina fotografica. È per questo che quando scatto ad alti ISO con la macchina digitale viene quella sorta di rumore, quella sorta di granula sulle foto che viene a macchiette, no? Okay, sì. Perché? Perché non è altro che segnale elettrico, un po' come quando alziamo il volume ma non c'è la musica, che si sente il fruscio. Ok. Okay, invece di sentirlo lo vediamo sulle foto, soprattutto nelle parti scure, perché è lì dove magari non arriva la luce e quindi il sensore deve inventarsi fisicamente qualcosa. La risposta giusta, quindi quella che non è un'attrezzatura, è la paletta. Ho indovinato Angelo. E la faccio, vi faccio vedere tutto quanto. Tanto vi faccio vedere il secchiello. Vai. Questo è il secchiello. Ok. Perché si chiama secchiello? Perché qui ci va infilata la corda. Chiaro. Secchiello. Questo serve per fare sicura in alpinismo. Quindi praticamente il moschettone lega il secchiello all'imbrago, quindi si lega il ventre, e contemporaneamente lega la corda, quindi la corda si fa passare dentro così, si doppia, da dentro. Questo è il nostro scalatore. La corda, il moschettone blocca la corda qua, e questo va attaccato al nostro imbrago. Che succede? Guarda, provo a farvi vedere. Quando lo scalatore cade, tira sulla corda e il moschettone blocca la corda. Ok. Quindi naturalmente l'assicuratore deve tenere la mano ferma alla corda, sennò la corda scorre. Ok. Quindi questo è un dispositivo di sicurezza che si usa in alpinismo. Vi faccio vedere il grillo, che è il grill, che però diciamo, gli arrampicatori dicono: ce l'ha il grillo? Questo è il grill, che fa la stessa cosa, però si usa in palesia, si fa una corda sola, non ce ne vanno due come nel secchiello. Si apre e si fa passare la corda, quindi qua ci va la corda del nostro scalatore e qua ci va la corda, la parte di corda, la parte dove si chiude, e questo va all'imbrago. Quindi quando il nostro scalatore cade, che succede? Fa questo lavoro, vedete? Blocca. Quindi la corda rimane bloccata.
E invece la piastrina Gigi, o la piastrina Gigi, come a seconda di come si dice, è una cosa, questa qui, questa è la nostra piastrina Gigi, dove vanno inserite le due corde, e questo si usa per fare il recupero del secondo che sale, quindi che sale da sotto, okay. Oppure si usa per calarsi in corda doppia, quando quindi si arriva in cima, ci si cala, si scivola sulle corde grazie a questo dispositivo qui. Via! Sto gridando lì! Sì, aspetta! Sto diventando nera! Sto diventando nera, avete visto? La tiriamo fuori? Sì! Oh. È melanina, metà gialla! Vabbè che l'abbiamo intinta nell'inchiostro! Attenta perché è molto caldo, ragazzi! Vabbè che l'abbiamo intinta nell'inchiostro!